Come diceva Franz Kafka, un libro deve essere un'ascia per rompere il mare ghiacciato che è dentro di noi. Ed è questo che è per me la lettura, una voglia innata di far parte di un mondo diverso da quello quotidiano. Viaggio. La lettura è un viaggio tra le emozioni dei personaggi. Ci trasporta di qua e di là, ci porta a scavare nella psiche, aprendo le porte a nuove sensazioni. Per me, la lettura è perdersi per ritrovarsi e allontanarsi da tutto quello che ci circonda per cercare un po' di noi nei personaggi. Personaggi che diventano amici, compagni di un viaggio spettacolare a metà tra la nostra mente, il nostro essere e le pagine di un libro che può rivelarsi un intero mondo. Leggere è sinonimo di prendersi cura di sé, prestare attenzione ai dettagli, denotare ciò che potrebbe essere migliorato. Sono tutte azioni che compiamo sia mentre ci guardiamo allo specchio, sia mentre leggiamo un libro. Ogni pagina, parola, virgola risulta essere uno spunto creativo e riflessivo fondamentale. Pertanto, la lettura diventa anche un continuo confronto tra la storia dell'autore e la mia storia, tra le parole stampate e quelle da me scritte lungo il margine bianco della pagina, un mescolarsi tra accordo e disaccordo che mi accompagnano pian piano al termine della narrazione. Che persone saremmo senza la lettura? Io mi immagino percorrere una strada sempre nella stessa direzione, senza mai svoltare, senza voltare gli occhi intorno a me alla ricerca di un bivio, di un sentiero che mi porti in un luogo diverso. Questa sarebbe la mia vita senza lettura. Conoscerei solo me stessa, sarei una persona piatta, sarei schiava delle indicazioni e dei pregiudizi. Dire che riesce a farmi viaggiare con la mente sembra così poco originale e ripetitivo, ma in realtà è davvero così. Mi fa evadere dalla realtà, mi permette di far spazio alla mia fantasia per poter vedere in maniera diversa la vita di tutti i giorni, magari paragonando alcuni momenti a dei capitoli già letti. Ho sempre amato leggere. La lettura è il mio porto sicuro, è il luogo in cui mi rifugio quando voglio scappare da me stessa, ma alla fine è proprio grazie a lei se riesco a ritrovarmi. È la mia migliore amica, è colei che conosce la vera me e non mi giudica. Sì, perché i libri non giudicano, ascoltano.